Gloria a Dio, che il Signore vi benedica. Vogliamo ancora meditare la parola del Signore, amen, per prendere nuove forze ancora in questo momento, nel nome di Gesù, per andare avanti nella volontà del Signore, per rinnovare la nostra mente. Gloria a Dio, la parola di Dio è l'acqua spirituale, amen, cari, che ci disseta, ma soprattutto ci lava da ogni contaminazione di questo mondo malvagio. Vogliamo dare spazio e preminenza alla parola di Dio nella nostra vita. Amen. Gloria al Signore. Vogliamo continuare nella riflessione dei salmi. Gloria a Dio. Vogliamo meditare quest'oggi il Salmo 25. Salmo 25, leggeremo. Così come è scritto, alleluia, Salmo 25, dal verso 1, amen. A te, o Eterno, io elevo l'anima mia. O Dio mio, in te confido, fa che non sia confuso e che i miei nemici non trionfino su di me. Sì. Fa che nessuno di quelli che sperano in te sia deluso. Siano confusi quelli che si comportano slealmente senza motivo. O Eterno, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua verità e ammaestrami. Alleluia, perché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero grandemente in te tutto il giorno. Questa deve essere l'attitudine dei veri credenti, dei veri figli di Dio. Io spero grandemente in te tutto il giorno. Questo dimostra una dipendenza totale dal Signore. Una totale dipendenza nel Signore, alleluia, una fiducia costante nel Signore. Io spero grandemente in te tutto il giorno. Verso 6 dice: Ricordati, o Eterno, delle tue compassioni e delle tue misericordie, perché sono da sempre. Non ricordarti dei peccati della mia giovinezza, né delle mie trasgressioni, ma nella tua benignità ricordati di me, o Eterno, per amore della tua bontà. L'Eterno è buono, è retto, perciò egli insegnerà la via ai peccatori. Quanto bisogno che c'è, cari, che il Signore ci insegni la via, che il Signore ci insegni il cammino. Verso 9 dice: Egli guiderà i mansueti nella giustizia, insegnerà la sua via agli umili. Le vie dell'Eterno sono benignità e verità per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze. Per amor del tuo nome, o Eterno Signore, perdona la mia iniquità, perché essa è grande. Chi è l'uomo che teme il Signore? Egli gli insegnerà la via che deve scegliere. Ecco, cari, se noi vogliamo che il Signore ci insegni, ci guidi nella via da percorrere, noi dobbiamo essere persone che temono il suo nome, persone che hanno riverenza di Lui. Gloria a Dio. Noi dobbiamo essere persone umili, persone che si sottomettono alla sua volontà, perché sottomettersi alla sua volontà vuol dire avere il timore del Signore. Amen. Verso 13 dice: Egli vivrà nella prosperità e la sua progenie erediterà la terra. Alleluia. Il segreto dell'Eterno è rivelato a quelli che lo temono, ed egli fa loro conoscere il suo patto. I miei occhi sono rivolti del continuo all'Eterno, perché egli trarrà i miei piedi dalla rete,
i miei occhi sono rivolti del continuo all'Eterno. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo ritornare a guardare solo a Lui, guardare continuamente a Lui, avere il nostro sguardo fisso su Gesù, che è l'autore e compitore della nostra fede. Noi dobbiamo ritornare, gloria a Dio, a quella visione celeste, a guardare continuamente a Lui. Vuol dire essere sempre in comunione con Lui, cercare Lui, gloria a Dio. Che i nostri occhi spirituali siano aperti verso di Lui. Alleluia, perché Egli trarrà i miei piedi dalla rete. Volgiti a me e abbi pietà di me, perché sono solo ed afflitto. Le angosce del mio cuore sono aumentate. Liberami dalle mie avversità. E poi dice, vedi la mia afflizione e il mio affanno, e perdona tutti i miei peccati. Osserva i miei nemici, perché sono molti, e mi odiano di un odio pieno di violenza. Custodisci la mia vita e liberami, fa che non sia confuso, perché mi rifugio in te. L'integrità e la rettitudine mi custodiscano, perché spero in te. O Dio, libera Israele da tutte le sue tribolazioni. Cari, quante tribolazioni che troviamo in questa vita, quante avversità. Qui parla di avversità, di tribolazioni, parla di afflizioni, gloria a Dio. E come abbiamo letto nel Salmo 15, nel Salmo 25, qui al versetto 15, dice, i miei occhi sono rivolti del continuo all'Eterno, perché Egli trarrà i miei piedi dalla rete. Qui parla di una rete, cioè di una trappola, di un'insidia, possiamo dire di un ostacolo, di un attacco del nemico, perché il nemico va in giro come un cacciatore, cercando chi possa prendere nelle sue trappole, nelle sue reti, nelle sue astuzie, nelle sue manovre, nelle sue macchinazioni. Ma noi, cari nel Signore, dobbiamo guardare del continuo al Signore. Se noi guardiamo del continuo a Lui, saremo liberati da ogni astuzia, gloria a Dio, perché se il nostro cuore guarda Lui del continuo, dipende da Lui, vive in contatto con Lui, se il nostro cuore vive in continua e permanente comunione con Cristo, col Signore, con lo Spirito Santo, noi ogni momento troveremo la forza, gloria a Dio, troveremo l'autorità, la potenza di sgridare il nemico, di sconfiggere le sue astuzie, le sue manovre, e di andare avanti, gloria a Dio, fiduciosamente, nel nome di Gesù, il Re della Gloria. Cari, il nemico nel cammino ci mette molte reti, che ci vogliono legare, ci vogliono ostacolare, ci vogliono impedire di andare avanti. Una rete è qualcosa che cerca di intrappolarti, di tenerti legato, fermo. E così il nemico quanti pensieri mette nel cammino, cari? Pensieri che sono come delle reti, la rete dello scoraggiamento, la rete della paura, un'altra trappola del diavolo, la rete del dubbio, la rete delle concupiscenze, dei desideri di questo mondo. Cari, ma noi dobbiamo andare avanti guardando al nostro Signore Gesù, confidando in Lui e afferrando, gloria a Dio, la spada della sua parola per spezzare ogni rete. Nel verso 21 dice, l'integrità e la rettitudine mi custodiscano, perché spero in te. Che cos'è che ci può custodire in questo cammino pieno di insidie e di trappole? È l'integrità e la rettitudine che procedono dalla parola di Dio. L'integrità è la luce che procede dalla parola, l'integrità è la purezza che procede dalla parola, è la santità
che procede dalla parola. La parola di Dio è luce. Gloria a Dio. E quando questa lampada brilla in noi, le reti del diavolo si risolvono. Alleluia. Perché davanti alla luce di Dio le tenebre scompaiono. Alleluia, le reti maligne diaboliche si dissolvono e la rettitudine, l'integrità, gloria a Dio, la santità ci custodiscono. Fratelli, dobbiamo ritornare a vivere in contatto con la parola di Dio. Dobbiamo vivere in intima comunione con la parola, che questa parola sia sempre presente nei nostri cuori. Amen? Perché la parola è luce, la parola è la verità che ci libera. Quando il diavolo arriva con la rete della menzogna, con la rete della paura, con la rete dei cattivi pensieri, se noi siamo ripieni della parola, dell'integrità della parola, della rettitudine della parola di Dio, della verità della parola di Dio, questa verità ci renderà liberi, liberi da ogni rete, liberi da ogni astuzia e liberi da ogni trappola. Perché molti credenti scivolano o cadono nelle trappole del diavolo? Perché non vivono più in contatto con la santa parola. La parola di Dio non è più nel centro dei loro cuori. Fratelli, ritorniamo a far sì che questa parola sia nel centro dei nostri cuori. Gloria al Signore. Mi viene in mente un brano nei Proverbi che voglio trovare, che si collega certamente a questo che stiamo meditando, gloria a Dio, in cui dice, amen, che la parola ci, veramente ci protegge. Amen. Dice il Signore, Proverbi 4 verso 10, ascolta figlio mio, amen, ricevi le mie parole e gli anni della tua vita si moltiplicheranno, ti ho ammaestrato nella via dell'intendimento, ti ho ammaestrato nella via della sapienza, ti ho guidato per i sentieri della rettitudine. Vedete? La rettitudine e l'integrità ci custodisca. E il Signore dice, ti ho guidato per i sentieri della rettitudine. Quando camminerai, i tuoi passi non saranno intralciati. Quando correrai, non inciamperai. Afferra saldamente l'ammaestramento, alleluia, non lasciarlo andare, custodiscilo, perché esso è la tua vita. Amen, fratelli. Afferra saldamente l'ammaestramento, non lasciarlo andare, custodiscilo, perché esso è la tua vita. Amen. E poi ancora dice in Proverbi 6 verso 20, figlio mio, custodisci il comandamento di tuo padre, non dimenticare l'insegnamento di tua madre, tienili del continuo, vedi? Tienili del continuo. Io voglio mettere del continuo i miei occhi sull'Eterno. I miei occhi sono rivolti del continuo all'Eterno, perché Egli trarrà i miei passi dalla rete, Egli trarrà i miei piedi dalla rete. Noi dobbiamo rivolgere, gloria a Dio, del continuo il nostro sguardo all'Eterno, cari, del continuo. Amen. Tienili del continuo legati sul tuo cuore e fissali, alleluia, intorno al tuo collo. Quando camminerai ti guideranno, quando riposerai veglieranno su di te, quando ti risveglierai parleranno con te. Vedete, fratelli, quando camminiamo le parole del Signore ci guidano, quando riposiamo vegliano su di noi, quando ci risvegliamo parlano con noi, alleluia, gloria a Dio, poiché il comandamento è una lampada, l'insegnamento una luce
e le correzioni dell'ammaestramento sono la via della vita. Fratelli, dobbiamo ritornare a vivere in comunione con la Santa Parola, che questa parola sia sempre nel centro dei nostri cuori, dei nostri pensieri, perché essa ci protegge, essa ci custodisce, essa ci libera dalle astuzie del nemico. Perciò ritorniamo, gloria a Dio, a cercare la parola di Dio con ardore, con fervore, con integrità, con intensità. Gloria a Dio. Salmo 25 verso 1 dice: a te, o Eterno, io elevo l'anima mia. O Dio mio, in te confido, fa che non sia confuso e che i miei nemici non trionfino su di me. Fratelli, noi dobbiamo ritornare a elevare la nostra anima all'Eterno. Dobbiamo elevare l'anima nostra a Lui, elevare i nostri cuori a Lui, elevare i nostri pensieri a Lui, elevare le nostre preghiere a Lui, elevare i nostri cuori a Lui. Non c'è più tempo da perdere, gloria a Dio, nelle cose terrene, nelle cose passeggere, nelle cose di questo mondo. È tempo, cari nel Signore, di elevare le nostre anime a Lui. Non permettere che l'anima tua, che i tuoi pensieri rimangano incollati alla terra. Eleva l'anima tua a Lui, perché Lui è pronto, gloria a Dio, a rinnovarti, a guidarti, a sostenerti, a incoraggiarti, a insegnarti. E se tu avrai il santo timore di Dio, Lui ti rivelerà i suoi segreti, i suoi misteri, alleluia, le sue profondità. Lui ti insegnerà la via della sapienza, la via dell'intendimento. Tu vedrai la sua gloria, ma ritorna a cercare Lui, ritorna ad elevare la tua anima a Lui, ritorna a dedicare del tempo alla preghiera, alla comunione intima col Signore. Medita la sua parola, cerca la sua faccia, e l'integrità e la rettitudine ti custodiranno. Alleluia, e nessuno potrà toccarti se tu vivi in intima comunione col Signore della gloria. Fratelli, questo è quello che la Chiesa ha bisogno in questi ultimi tempi, per ritornare veramente a quella vittoria che ci appartiene in Cristo Gesù, per ritornare a quella pienezza, alleluia, che ci appartiene in Cristo Gesù, per ritornare a essere stabili, gloria a Dio, nel cammino e nella vita spirituale in Cristo Gesù. Fratelli, viviamo in comunione intima col Signore, cerchiamo la sua faccia, preghiamolo, invochiamolo, fortifichiamoci in Lui e nella sua parola, e noi vedremo le sue promesse compiersi nella nostra vita. Che Dio vi benedica nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen e amen.